dai. Taglio del nastro in sella alla bici a San Giovanni Valdarno, che diventa così città sempre più bike friendly. È stato infatti inaugurato il tratto della ciclopista dell'Arno che interessa la città di Masaccio. Oltre 3 chilometri dove pedalare in tutta sicurezza, dal confine con il comune di Figline in Cisa fino a quello con Montevarchi, sempre costeggiando il fiume. Per noi è un obiettivo importante, raggiunto e naturalmente in continuità con la consiliatura precedente, che dà il senso proprio anche dell'importanza della mobilità sostenibile per il nostro comune, ma anche della valorizzazione del fiume Arno, che in questi 4 anni è stata fortemente incentivata e che poi lo sarà ulteriormente grazie anche al progetto di rigenerazione urbana tra natura e cultura. Il percorso inaugurato fa parte del più ampio progetto Ciclopista dell'Arno e Sentiero della Bonifica, finanziato dalla Regione Toscana. È una grande soddisfazione vedere che quella idea, che all'inizio sembrava veramente un po' un'utopia, della realizzazione della ciclovia dell'Arno, che partendo da Stia in Casentino arriva sino a Marina di Pisa, si potesse realizzare. E vedere invece che lotto dopo lotto questi lavori si concretizzano e danno la possibilità alle comunità locali, agli amanti della bicicletta, ma anche alle famiglie che poi vanno a piedi per fare una passeggiata lungo l'Arno, di vederle realizzate è una grande soddisfazione. L'intervento, dal valore di quasi 1 milione di euro, ha previsto anche 2 passerelle di 24 e 26 metri sui torrenti Vacchereccia e San Cipriano e un'area di sosta attrezzata nei pressi del Ponte Ipazia. È un tratto in piano, quindi sarà adatto per famiglie, anziani, giovani, gente che andrà a piedi, gente che andrà in bicicletta. E forse c'è anche un minimo di alleggerimento del traffico urbano, perché qualcuno sceglierà di andare a lavorare in bicicletta o di andare a scuola in bicicletta.